I 10 migliori registi della storia del cinema. Oggi in questo video faremo la classifica definitiva di Ciak e Azione con i 10 più bravi registi della storia, dal peggiore al migliore. Partiamo immediatamente col numero 10, ovvero James Cameron. James Cameron, che James sappiamo Cameron. è stato incredibile. James Cameron al numero 10 perché? Perché sicuramente quelli sopra hanno realizzato molto più di lui, anche se lui ha portato cambiamenti al cinema. Uno su tutti è Avatar, giusto? Regista di Avatar, regista di Titanic. L'abbiamo messo al decimo posto e tanti di voi si faranno si inizieranno i peli sulle braccia, però ci sono dei motivi, non potevamo non metterlo nella top 10, però ci sono altri registi. Noi abbiamo cercato di mettere insieme una classifica nostra, quindi ognuno aveva le sue preferenze, però James Cameron va al decimo posto. E Siamo vai, riusciti. Io sì. siamo scesi a compromessi, quindi abbiamo stilato questi 10 nomi. Facciamo questa premessa che non abbiamo fatto. E quindi diciamo che siamo riusciti a tirare fuori 10 nomi cercando di mettere quei Molta registi che difficoltà. più hanno portato cambiamenti al cinema in generale. Quindi James Cameron è assolutamente uno di questi, però non da prime posizioni, ecco, doveva assolutamente stare in questa top 10. Andiamo Esatto, col. poi sì, scusami, dico solo Oscar al miglior film nel 1998, Oscar al miglior regista nel 1998, Oscar al miglior montaggio sempre 1998 per Titanic. Insomma, non è l'ultimo arrivato, comunque, James Cameron. Ok. Andiamo Vai, rapidamente nono con posto. numero 9, ovvero Tim Burton. Lascio la parola direttamente a te. Tim Burton, che dire? Tim Burton, ci siamo cresciuti, noi che siamo della fine degli anni 80 e cresciuti negli anni 90, credo che con Tim Burton abbiamo visto anche l'evoluzione, no? Dello stile di Tim Burton. Se dovessi dire il mio film preferito di Tim Burton, ti posso dire tra Edward Mani di Forbice, più recentemente Nightmare Before Christmas, ma posso dire davvero tantissimi, ma che ho ricordi che me li sono visti forse centinaia, migliaia di volte. Ce ne sono tantissimi. Aggiungo Se io tu dovessi dire Mars Attacks sì, perché vero. probabilmente è uno di quelli più memorabili di Tim Burton, e Beetlejuice, soprattutto perché quest'anno arriverà il secondo capitolo dello Spiritello Porcello, conosciuto da tutti, quindi molto curioso. Vediamo se Tim Burton tornerà al suo stile. L'abbiamo visto un po' nei primi episodi di Wednesday, mercoledì, la serie su Netflix, che è stata creata diretta da lui, soprattutto i primi due episodi. Vediamo se proseguirà in questa stagione. Insomma, Tim Burton è assolutamente uno dei registi che doveva esserci in questa top 10, proprio perché è quello che molto rappresenta, ha uno stile immediatamente che si riesce immediatamente a riconoscere. Quindi Tim Burton Riconoscibile. come, Ricordiamo esatto, anche lo stile Batman, no? Batman Batman. 1989, altro film con cui sono cresciuto e che è stato il primo, no? Il primo che ha dato il via a tutto il filone su Batman, La fabbrica di cioccolato, Pianeta delle scimmie, Il mistero di Sleepy Hollow, tantissimi, Big tantissimi. Fish, Big Esatto. Fish, Big Fish è uno dei migliori, cioè è nella mia top 3 dei migliori film preferiti personali, quindi assolutamente da mettere di Burton e da nominare questo film, che se non l'avete visto vi consiglio di recuperare assolutamente, insomma. Assolutamente. E il primo regista, chiudiamo nel 2010, del live action di Alice nel Paese delle Meraviglie, ha dato il via anche ai live action dei classici Disney. Esatto,
Esatto, soprattutto con Dumbo ha chiuso lui ultimamente, Sì, è l'ultimo chiuso lavoro anche che ha con deciso. Dumbo. Con Dumbo nel 2019. Ok, andiamo Andiamo con la avanti nella nostra classifica. Sì. posizione numero 8, Francis Ford Coppola. Numero 8 abbiamo Francis Ford Coppola, Francis che Ford era Coppola. obbligatorio inserire in questa top 10 dei migliori registi di tutti i tempi, perché Assolutamente. Coppola è, diciamo, uno dei registi fondatori del cinema come lo conosciamo, perché ha creato alcuni dei film più importanti di tutti i tempi, giusto Vale? Sì, mio papà mi fece vedere il Padrino molto piccolo e mi sono innamorato del suo stile, di quel film, di quella trilogia, tanto di cappello, Francis Ford Coppola, poi con degli attori ha lavorato veramente straordinari, no? Sì, con il padrino, giusto? Sì. Okay. Con il padrino comunque è entrato nella storia del cinema, che è considerato da molti il miglior film della storia del cinema, e Coppola comunque ha continuato a sfornare film su film, Apocalypse Now, Rain Man, L'uomo della pioggia. Vero. Vero, Per non parlare e dei tanti quest'anno, Oscar sì, vai. Dei tanti Oscar vinti, Oscar alla miglior sceneggiatura originale nel 71, Oscar alla miglior sceneggiatura non originale nel 73, Oscar al miglior film nel 73, miglior regista nel 75, Oscar alla miglior sceneggiatura non originale nel 75 e alla memoria Irving G. Thalberg nel 2011. Ed è evidente come appunto Coppola abbia inciso il suo nome a fuoco nella storia del cinema, quindi che dire, che altro aggiungere? Assolutamente degno di far parte di questa top 10, anche se soltanto al numero 8, perché al numero 7 abbiamo Alfred Hitchcock, il maestro dell'horror e del thriller, il creatore di un genere che si è evoluto negli anni, ma che Hitchcock ci ha praticamente dato su un piatto d'argento, perché, come sappiamo, è il re del thriller, alcuni titoli, insomma, diciamo alcuni titoli, Vale, Sì, di Alfred guarda, Hitchcock, diciamo perché alcuni titoli, facevo un recap proprio in questi giorni perché vorrei rivederli, tanti li vorrei rivedere, da Psycho a Vertigo, La donna che visse due volte, Gli uccelli, La finestra sul cortile, ma sono tantissimi i film che hanno fatto la storia e Hitchcock si studia all'università. Io ricordo quando iniziai il percorso del DAMS all'università, c'era proprio le lezioni sul cinema di Hitchcock e ci sono dei libri che vengono studiati dagli attori, dai registi, il cinema secondo Hitchcock. Ecco, se vi capita, leggetelo perché è molto interessante. andate a recuperarlo. Beh, Psycho è stato il film che ha lanciato l'espediente come la valigetta nelle Iene, quando nelle Iene, in Pulp Fiction, sorry, in Pulp Fiction, che nello stesso modo Psycho metteva un accadimento di trama, un avvenimento di trama nel film, per poi portarti tutta un'altra parte. In Psycho la protagonista rubava i soldi in banca, fuggiva per poi andare nel Bates Motel, ed è lì che c'è praticamente quei soldi. Poi non sappiamo che cosa succede con quei soldi, finisce lì quel piccolo pezzo di trama e si apre tutta l'altra parte del film che conosciamo, con la famosissima scena della doccia, che dell'assassino sotto la doccia col coltello e quella musica al cardiopalma che accompagna l'assassino. Quindi una delle scene più iconiche probabilmente della storia del cinema, che tutti, tutti, spero tutti, conosceranno.
conosciate a Assolutamente, memoria. assolutamente. Ma poi guarda, titoli Intrigo Internazionale, Marnie, e attori del calibro di James Stewart, Cary Grant, Caccia al ladro. E poi ci sono Il delitto perfetto, ci sono tantissimi titoli che sono stati un po' sottovalutati e che purtroppo si ricorda sempre meno, ma che sono davvero delle perle e sono interessanti anche da rivedere adesso. Una cosa che diciamo con mio papà, i doppiatori maschile e femminile erano sempre quelli italiani. C'era uno, soprattutto femminile, era Sì, una sola. non era così. E faceva tutti i personaggi femminili, insomma. Però film veramente belli da vedere e rivedere. Alfred Hitchcock poteva stare benissimo tra i primi tre, però insomma ci abbiamo messo cuore, storia e contributo che hanno dato alla storia del cinema. Sicuramente Hitchcock è uno dei pilastri. Abbiamo provato ad accontentare tutti, ragazzi. È stato difficile. Poi fateci sapere voi almeno la vostra top 5 dei registi migliori di tutti i tempi, perché è stato difficile fare questa top 10. Andiamo con il numero 6, ovvero Quentin Tarantino. Era obbligatorio inserire Quentin Tarantino, un regista che non lavora moltissimo, ma quando lo fa con qualità. Comunque, i suoi film, come sappiamo tutti, da Kill Bill a C'è una volta Hollywood, a appunto Le Iene, a Pulp Fiction, come vedete, i suoi film spuntano sempre per fare paragoni che inevitabilmente vengono associati ad altri nomi di registi, perché comunque Tarantino si ispira a molti suoi colleghi venuti prima di lui. Quindi è evidente come nonostante si ispiri appunto a diversi colleghi, ha il suo marchio di fabbrica, come possiamo vedere semplicemente in Bastardi senza gloria, e paragonandolo al finale di C'era una volta Hollywood. Insomma, vale un Tarantino Assolutamente. obbligatorio in questa classifica, giusto? Sì, assolutamente, anche con Tarantino c'è cioè il cosiddetto finale tarantiniano, no? Sono i finali alla Tarantino, in cui o morono tutti o ci sta un colpo di scena incredibile. Lui ha vinto due premi Oscar per le sceneggiature di Pulp Fiction e Django nel 95 e nel 2013. È stato candidato tantissime volte per praticamente quasi tutti i film che ha diretto o che ha scritto. Esattamente. Andiamo al prossimo posto, vale? Al numero 5, siamo già a metà di questa nostra lista classifica, e era, Sì. diciamo, anche qui necessario inserire un regista che è sulla bocca di tutti, soprattutto quest'anno, ovvero Christopher Nolan, che, come sappiamo, grazie a Oppenheimer ha raggiunto moltissime candidature in diversi premi e molto probabilmente andrà allo scontro finale per la vittoria agli Oscar, un altro regista che poi andremo a trovare più in là nella classifica quest'anno, perché, come Vero, dicevamo, vero. Nolan, perché Nolan è in questa top 10? Beh, Nolan anche ha cambiato il modo di fare cinema, o meglio, non si è adattato a tanti schemi tecniche che vengono usate anche troppo adesso, come il green screen, la CGI, il regista che vuole far vedere le cose che succedono nel momento in cui succedono, quindi che fa cinema proprio sul set, sui set, e ogni suo film è una riflessione sul tempo, sulla vita. C'è sempre questa cosa che torna sulle dimensioni, sui sogni, ed è un regista che riesce a fare tanti generi diversi, a farli bene. Sulle biografie, abbiamo visto Oppenheimer, oppure storie vere come Dunkirk, però raccontate in un modo molto particolare, con questa riflessione sul tempo che torna sempre. Interstellar, per me Sì, è uno dei d'accordo. miei preferiti, Memento. Nolan. Anche
un po', sì, Nolan ha un po', diciamo, si è un po' incartato con Tenet perché ha realizzato un bel film, secondo me, ma inutilmente complicato, perché il concetto di base era Esatto. semplice, ma poi è Sì. evidente che la realizzazione è stata troppo, veramente ingarbugliata, e anche una quarta visione diventa veramente difficile da capire. È stato più Ci poteva meno stare. complicato da comprendere Memento, però insomma quest'anno è riuscito a sorprenderci con un biopic di 3 ore basato sull'inventore della bomba atomica, dinamico e incredibilmente bello, cioè senza parole, uno dei migliori film di Nolan, secondo me. Vero, concordo. E proseguiamo questa top 10 con un regista che è uno che ha segnato la pietra miliare, no? La pietra miliare di Hollywood e del cinema come lo conosciamo, anche se faceva parte di un'altra epoca, ovvero Sergio Leone. Sergio Leone, made in Italy, un italiano, ci doveva essere perché Sergio Sì. Leone è comunque stato il fondatore, no, degli spaghetti western, del quel filone Sì. che negli anni in cui venivano realizzati tutti i film sul Far West, dominava cinema e ovunque, insomma, spadroneggiava. E Sergio Sì, Leone è stato questo. Vai, vai. faccio qualche titolo per un pugno di dollari, per qualche dollaro in più, il buono, il brutto, il cattivo, c'era una volta il West, c'era una volta in America, no, ma veramente, Cioè, che è diverso rispetto al genere western, ma volevo arrivare lì. sì, è un regista che ha influenzato tantissimo il cinema negli anni 60-70. Molti registi in questa nostra classifica si sono ispirati a Sergio Leone, non ultimo Tarantino, con il suo C'era una volta Hollywood, ha voluto omaggiare C'era una volta in America, anche se trattava comunque diversi argomenti, perché appunto Sergio Leone con C'era una volta in America voleva iniziare il filone dei gangster movie, è stato uno dei primi gangster movie, e quindi appunto molti registi poi hanno preso spunto, e attori che parecchio hanno trovato in Sergio Leone hanno trovato poi fortuna in quel genere di film. Quindi insomma Sergio Leone è d'obbligo in questa top 10, anche se soltanto al quarto posto. Al Perché al quarto quarto posto. posto? Perché tra poco entreremo nella nostra top 3, e la top 3, cioè, ci sarà da divertirsi, perché al numero 3, Vale, vogliamo andare avanti o Dai, volevi dire sì. qualcun altro? Andiamo Sì, anche andiamo. Vediamo chi c'è al al terzo posto numero del 3. Ovviamente Martin Scorsese, che è l'altro regista che è sulla bocca di tutti quest'anno per il suo Killers of the Flower Moon, un film incredibilmente profondo che racconta appunto la storia degli indiani Osage. Ho voluto sottolineare questo perché è uno dei pochi film che porta fuori strada il classico genere con il quale abbiamo sempre conosciuto Martin Scorsese, ovvero quello di gangster movie ispirato Vero. moltissimo a Sergio Leone, giusto, Vale? Sì, assolutamente. Lui ricordo che ha vinto l'Oscar per The Departed, il bene e il male, nel 2007. E invece ai Golden Globe ne ha vinti tre, miglior regista per Gangs of New York, per The Departed, il bene e il male, e per Hugo Cabret nel 2012. Tutti i film che a loro modo comunque hanno una particolarità, ognuno voleva omaggiare il cinema, perché se ricordi bene c'è una scena in particolare che molto spesso Scorsese inserisce nei suoi film. Il protagonista tantissime volte si trova in una sala cinematografica con il riflettore, il proiettore o alle spalle o il riflesso sugli occhiali,
o in qualche modo all'interno della scena in una sala cinematografica mentre guarda un film. Un grandissimo omaggio che Scorsese inserisce in molte delle sue pellicole, l'ha fatto, se non erro, anche in Killers of the Flower Moon, che se non avete visto dovete recuperare perché è già su Apple TV Plus Assolutamente. e fra poco andrà su Prime Video, quindi ragazzi, non perdete tempo, vedetelo e non guardatelo a puntate, ma guardatelo su 3 ore e mezza consecutive perché ne vale la pena. Vai, secondo posto. Vai. Secondo posto va ovviamente a Stanley Kubrick, uno dei registi Beh, più sì. amati barra odiati di sempre, perché Della Kubrick o lo ami storia. o lo odi, perché Ecco, ovviamente vai. per esempio Stanley Kubrick, faccio un discorso simile a quello che avevo fatto per Nolan. È uno che è riuscito a fare tanti generi e a fare una riflessione su ogni film, su ogni argomento, passando dalla guerra al sesso, allo spazio, alla fantascienza, alla paura. Ma veramente è passato al gangster movie, perché rapina a mano Horror. armata, cioè un film vecchissimo, l'horror, rapina a mano armata del 1956, e quando l'ho rivisto ho detto: ma cavolo, ma questo è un filmone, cazzo. Full Metal Jacket sulla guerra, Lolita, il dramma, la satira politica con il dottor Stranamore sulla bomba, Odissea nello spazio, è il film che ha dato, è stato da Lanciamicchia. capostipite per la fantascienza. Lanciameccanica, Barry Lyndon, film storico in costume, Shining, insomma, Eyes Wide Shut, è uno dei miei preferiti, e merita di stare ai primi 3 posti, ma veramente ha fatto la storia del cinema. Un gran peccato, Kubrick era un perfezionista e anche un po' fissato per non voglio riuscire. Lui aveva realizzato nella sua casa, il mega villa, uno studio, un modo per registrare i film, perché non usciva di casa. Aveva tutto lì e si rifiutava di andare a girare scene fuori dal contesto di quello che era casa sua. Era un po' particolare e lo vediamo appunto anche nei film che possiamo vedere di Kubrick che hanno segnato la storia del cinema, ragazzi, perché anche Kubrick è uno citato moltissimo, uno dei registi che viene più citato di tutti. E detto questo, credo che possiamo dire il nostro number one, il nostro vincitore, il nostro miglior regista di sempre, Vale? Che pensi? Beh, sì, lo dico io, lo dico. Vai, vai te, vai te, te lo Il concedo, dai. miglior regista per noi di Sciacche Azioni, Steven Spielberg, e c'è molto cuore questa scelta, devo dire, c'è molto cuore, ci sentiamo tutti un po' Dawson Leary facendo questa dichiarazione, ma non potevamo non mettere Steven Spielberg perché siamo della generazione Spielberg. Se vogliamo, perché veramente siamo innamorati di questo regista, perché ci ha fatto sognare, ci ha fatto riflettere, ci ha fatto spaventare, ci ha fatto provare tantissime emozioni, ed è un altro regista che ha sempre parlato col cuore, anche lui, cioè proprio l'anima del cinema, e si evince la sua passione per il cinema dai suoi film. Film preferito E.T., ma ti posso dire veramente, te ne potrei dire tantissimi altri, veramente Lo Squalo, ne parlavamo anche l'altro giorno, Incontri ravvicinati del terzo tipo, Tanti. guarda, Cioè, Salvare il sì, soldato Ryan, ne Ryan, avrei tantissimi, Spielberg ne ha Schindler's List. fatti tanti e Schindler List Il è tuo? un regista. Cosa? Il tuo preferito? Jurassic Park, soprattutto Jurassic Park. perché è il mio primo film visto al cinema e ricordo ancora la paura Anche il quando mio, anche il parte mio. il T-Rex sullo schermo, una paura clamorosa. Avevo 6 anni e
ed è sì, evidente avevamo comunque 6 anni. come Spielberg sia entrato proprio nel cuore nel mio cuore, insomma, mi abbia conquistato con Eravamo quel molto film, piccoli. eravamo piccoli. E soprattutto vedete The Fableman, perché racconta quanto amore e quanta passione Spielberg ci ha messo per diventare ciò che è oggi, uno, se non il migliore regista di sempre, soprattutto per noi di Ciak Azione. Quindi, ragazzi, insomma, per Per diventare Spielberg. diventare Fateci Spielberg. sapere se siete d'accordo con questa classifica, scriveteci la vostra nei commenti o anche la vostra top 3 se non volete scrivere la top 10 e mi raccomando, continuate a seguirci su Facebook, Instagram, iscrivetevi al canale YouTube e attivate le notifiche e siamo anche su TikTok, ricordiamolo. Esatto, mi raccomando un pollicione e ragazzi seguiteci sui nostri canali social che vi terremo sempre aggiornati su news, recensioni e molto altro per ciò che riguarda cinema e serie TV. Quindi da noi è tutto, noi vi rimandiamo al prossimo video, alla prossima live e a breve faremo la diretta notturna per gli Oscar il 10 marzo, quindi ragazzi. Rimanete sintonizzati che vi aggiorneremo su tutto quanto.